Venerdì 23 febbraio 2018, 3 minuti dopo le 8 del mattino. Buona mattinata da parte di Bruno e Federico Vespa. Buongiorno Andy, buongiorno Valentina. Credo che ci sia Ricky su a Milano, no, c'è GQ, ciao Gigi. Buongiorno soprattutto a tutti voi all'ascolto in questa che è una puntata un po' particolare. Un po' particolare perché è la nostra ultima puntata, prevedibilmente prima delle elezioni. Sì, probabilmente. Visto che la settimana prossima saranno tutti i leader politici e quindi noi torneremo dopo le elezioni. Abbiamo un paio di cose da chiedervi. Sì, abbiamo un paio di cose da chiedervi che non sono direttamente legate, legate alle elezioni. Cioè, vi chiediamo se questi episodi di violenza politica che ormai si ripetono tutti i giorni, l'ultimo ieri sera a Torino, siano soltanto, come dicono in molti, dei focolai isolati, oppure se c'è il rischio che questi focolai si propaghino in qualche modo e possano portare invece, non dico a quello che successe negli anni 70, quando c'erano dei movimenti di massa, ma insomma qualche cosa di più inquietante. E in particolare, visto che domani tra l'altro c'è una marcia antifascista organizzata da partiti di sinistra, ma la quale al contrario di quella di Perugia, di Macerata, scusate, parteciperà anche il Partito Democratico. Allora, c'è di nuovo un pericolo fascista, non di regime, perché quello non pensa nessuno, ma insomma di involuzione autoritaria. Ecco. Ok, l'altra domanda invece che vorremmo farvi è un proposito vostro: cosa fareste voi se dipendesse da voi, quali sarebbero i provvedimenti nuovi da attuare, di cosa ha bisogno questo paese, no? Lo possiamo chiedere a voi. Sì, figurati. Di cosa ha bisogno questo paese? Quando voi andrete alle urne, se ci andrete, in cosa sperate? Andateci per l'amor di Dio, almeno questo lo dici tu. Però in cosa sperate, ecco? Diteci la vostra, qual è il reale cambiamento in cui voi sperate? Senti, una cosa sola voglio dire, perché queste violenze che stanno accadendo, a mio giudizio, appartengono a una strategia ben precisa da parte dell'estrema sinistra di dialogare con le botte e non con le proposte, perché questo è, cioè... Vabbè, Federico, non è che l'estrema destra sia fatta di una serie di frati in processione, no, per amor di Dio, però sono violenze targate al 90% di sinistra, cioè in questo momento Federico, stiamo attenti, evidente. Ricordati sempre chi ha macerata e chi ha sparato, no, per amor di Dio, ho capito. Ma quello è bisogno di un singolo, il pacchetto, tu devi vendere il pacchetto completo, sì, lo so, però se ho da una parte uno che spara e dall'altra parte ho 7 episodi di pestaggi in 10 contro 1, è ovvio che sempre un pochino bisogna guardare con prudenza, insomma. Comunque Stefano dice: il problema è che qualsiasi partito non di sinistra viene considerato fascista, insomma questo non è proprio così. Si tende però a considerare fascista anche qualche cosa che fascista, proprio bisogna intendersi che cosa significa fascista. Per esempio, a Porta sono venuti adesso tutti i leader politici, anche quelli dei partiti minori, sì. E sia il leader di Forza Nuova sia il leader di Casa Pound hanno una dichiarata, rivendicano una dichiarata origine, derivazione dal movimenti post-fascisti. Allora non è una violenza quella, però, prego? Non è una violenza. No, assolutamente, non lo dico come origine. Come origine, insomma. sì, assolutamente, certo. Lo dicono con grandissima franchezza, lo rivendicano e hanno un programma che su alcuni punti assomiglia anche a quello del centrodestra. Anche quello del primo fascismo, per esempio. Sì, certo. Il corporativismo, esattamente. La sovranità monetaria, sì. Esattamente. Quindi, però, voglio dire, tutti sono d'accordo, anche gli osservatori, anche quelli che certo fascisti non sono, sono d'accordo nel ritenere che un ritorno a un certo tipo di regime è puramente e semplicemente irritante, insomma. Vabbè, ma loro non vogliono tornare al regime, loro hanno delle idee di quel periodo là, rivisitate, riviste, visto che sono passati decine e decine di anni. Però al di là di quello, io voglio dire un'altra cosa invece. Detto secondo me del 90% di origine delle violenze che appartengono ai centri sociali e all'estrema sinistra, sulla proposta politica io mi accontenterei già di tre piccole cose. La prima è una riduzione fortissima delle tasse, cioè mi aspetto una grossissima riforma fiscale. Chi vincerà, ma mi aspetto una grossissima riforma fiscale. La seconda è una stretta abbastanza importante sul discorso dell'immigrazione, comunque
una legge fatta non con i piedi o poco chiara come quelle che ci sono adesso. E poi, questo è già un po' più complicato. E poi meno disoccupazione al sud. Cioè c'è una forbice tra nord e sud. Sono i temi principali. Io invertirei naturalmente, perché il lavoro è la cosa di gran lunga più urgente. Le tasse, riducendo le tasse, si dovrebbero aumentare anche le occasioni, le tasse e i contributi. E il problema dell'immigrazione è un problema che non risolvi evidentemente chiudendo porte che non ci sono, ma gestendo in maniera rigorosa quello che succede. Per esempio in Francia stanno approvando una legge molto 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 restrittiva, e non so che cosa porterà probabilmente a respingere ancora di più gli immigrati che cercheranno di passare dall'Italia, e questo magari creerà qualche problema in più fino a noi. Dice, c'è qualcuno in linea? Sì, c'è Giordano da Cremona. Ciao Giordano, buona mattinata. Buongiorno. Niente, io volevo soffermarmi sul discorso che ha fatto il presidente Mattarella nella giornata della memoria. Mm-hmm. Allora, solitamente il presidente della Repubblica va a ricordare tutto quello che di brutto è successo, tutti condanniamo quello che è successo in quel periodo, non tanto nei confronti degli ebrei ma proprio del genere umano. Uh-huh. Quest'anno però il presidente Mattarella è stato, secondo me, troppo pesante rispetto agli anni precedenti, perché è stato proprio esplicito, cioè ha dato molta responsabilità alla persona di Benito Mussolini. Uh-huh. Ora, quando tu indichi una persona come responsabile, come corresponsabile di qualcosa che è successo, potresti anche avere un po' di ragione, ma vai a toccare dei nervi scoperti che generano poi non sicuramente un atteggiamento pacifista, ma generi un po' di rabbia. Quindi da parte del presidente, che è la figura principale delle istituzioni, non può esserci un'uscita del genere. Cioè, dovrebbe essere un po' più... Io su questo, scusate, ma non sono d'accordo. Allora, dobbiamo ricordare che la giornata della memoria è stata istituita per ricordare le stragi che sono state compiute dai nazisti. Queste stragi, per la quasi totalità, avevano uno sfondo razziale. Certo. Lo sfondo razziale è stato certificato in Italia da Mussolini con le leggi razziali del 38. Sì, che tra l'altro quest'anno ricorrerà a ottobre l'ottantesimo. Che tra l'altro è l'errore che tutti, molti anche... Esattamente, quindi io non dissento dal nostro ascoltatore, perché Mussolini, che peraltro è incredibile questa storia, che peraltro aveva difeso fino a 3 anni prima gli ebrei. Sì, sì. A Mussolini si erano rivolti gli ebrei perché intervenisse presso Hitler e lo invitasse a fermarsi. Con un colpo di follia decise di fare queste leggi orribili, orribili, che hanno portato anche alle conseguenze che conosciamo. Questa è una Quindi, cosa. Devo dire che mi fa piacere che da parecchi anni ormai, accanto alla giornata della memoria, venga istituita e celebrata la giornata del ricordo, per ricordare le migliaia di vittime della violenza comunista nelle foibe. Ecco, che non mi pare che ci abbiano lo stesso trattamento, però scusa. Voglio dire, quantitativamente proprio. Federico, non c'è paragone quantitativamente, milioni di morti. Certo. Però voglio dire, è un passo in avanti, perché fino a ancora pochi anni fa questi episodi venivano totalmente ignorati. E ancora adesso alcuni movimenti di estrema sinistra hanno esaltato quelli che uccidevano gli istriani e li buttavano nelle foto nei giorni scorsi. Sì, ma tornando al nostro ascoltatore, però no, il Presidente della Repubblica ha fatto il suo mestiere, secondo me, di ricordare le responsabilità personali e politiche di Benito però Mussolini. Però scusa, andiamo a Massimiliano. Allora, posto che i partiti di estrema destra, tra le contestazioni che fanno all'epoca fascista, ci sono proprio le firme delle leggi razziali, cioè se tu io ho sentito più di un esponente della destra e dell'estrema destra criticare le leggi razziali di Mussolini, perciò figure sono gli stessi rappresentanti del fascismo moderno che le criticano le leggi razziali. Ma il discorso del nostro ascoltatore secondo me non ha senso per un altro motivo.
perché lui ha detto: il presidente Mattarella, dando la colpa a Mussolini, alimenta focolai d'odio. Ma, no. i focolai d'odio sono tutti di sinistra in questo momento al 90%. Ma no, Federico, non sono tutti di sinistra, perché sono fatti cronaca, ci stanno. Vabbè, Federico, ti prego. Ci sono, certo. Naturalmente, se i movimenti di estrema sinistra e centri sociali, o qualcuno che si ispira ai centri sociali, cercano di impedire delle manifestazioni di partiti che possono tranquillamente non piacerti, ma che hanno libertà democratica, certo, sì, di sì, muoversi, questo è, va assolutamente impedito, perché ci deve essere libertà di manifestazione da parte di tutti. Però, ripeto, stiamo attenti a non dire che ci sono i santi da una parte e i diavoli dall'altra. No, questo no, perché questo non è. Andiamo a Treviso, c'è Massimiliano, buona mattinata. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io invece rispondo alla domanda di quali sarebbero gli interventi, sì, che io richiederei a seguito dell'elezione. Sì. Allora, io sento parlare di tante cose, ma di ciò che nessuno parla è la politica sociale volta al sostentamento delle famiglie, soprattutto quelle con i figli, e anche il lavoro delle madri. Questo perché? Perché una famiglia è completamente abbandonata a se stessa, non c'è nessun tipo di sostentamento se non a pagamento. Faccio l'esempio: io ho un figlio alla scuola materna che ha la fortuna di essere coperto fino alle 16:30, e dopo dalle 16:30 alle 18 c'è un dopo scuola chiaramente a pagamento, ma lo paghiamo molto volentieri perché sia io che mia moglie abbiamo la fortuna di avere un lavoro a tempo pieno. Mm-hmm. L'altro figlio è alla scuola elementare che per 2 giorni a settimana fa scuola fino alle 16:30, per gli altri giorni finisce alle 12:30 e poi sono dopo scuola fino alle 16:30. Anche questo a pagamento, ovviamente lo pago io, ma noi siamo obbligati perché chiaramente, essendo che tutti e due lavoriamo, non abbiamo la possibilità di lasciarlo a casa da solo, chiaramente a 7 anni, per cui non si può. Mm-hmm. I nonni sono dove distanti, vive? Dove vive lei, mi scusi? Provincia di Treviso. Punto. E noi ci riteniamo già fortunati di avere questi servizi, certo, sono tutti, certo, a pagamento. Ma se io mi volessi rivolgere a delle strutture statali, quindi non sfruttare il dopo scuola della scuola elementare e rivolgermi a una scuola materna statale, non avrei questo tipo di servizio. Quindi l'auspicio sua è che tutti lo possano avere. Scusi, ecco, se ho capito bene, per no, il bambino. Sto solo dicendo che se lo Stato aiutasse le aziende dando alle madri un orario di lavoro ridotto, un part time, certo, chiaramente ci sarebbero molte meno complicazioni per le famiglie e molte meno spese. Ma teniamo conto anche una cosa, che il part time ha un costo elevato per un'azienda, e in questo caso chiaramente le aziende non si possono sobbarcare questo tipo di spese, per cui ci dovrebbe essere l'intervento dello Stato che dice: bene, una madre ha diritto al part time, ne vuole usufruire, bene, intero io l'azienda non lo vuole. Andiamo con l'ordine, che ci abbiamo un minuto per rispondere. Allora, il bambino che prende il dopo scuola a pagamento all'asilo, l'asilo fino all'ora del dopo scuola è gratuito? Non so se c'è. È scomparso. No, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso. No, però se ho capito bene, l'auspicio suo era potersi. Allora, io uno dei provvedimenti personalmente che farei sarebbe quello di rendere gratuiti gli asili nido. È un provvedimento che costa 1 miliardo e 700 dove trovi i soldi? Milioni. 1 miliardo e 700 milioni si trovano, Federico. Poi naturalmente puoi escludere le persone di reddito effettivamente alto, uh-huh, effettivamente alto, ma sono pochi quello che denunciano redditi alti, e questo consentirebbe a molti madri di andare a lavorare, e in più incrementerei e finanzierei gli asili nido aziendali, in modo che le mamme possano stare vicine ai bambini. Se non usciamo da questo punto, le donne continueranno a non lavorare, uh-huh, e questo sarà sempre un problema per l'Italia. Insomma, allora, vorrei rispondere ad un ascoltatore che giustamente mi ricorda di parlare del carabiniere accerchiato e pestato in terra da persone dei centri sociali. Ecco, quindi non si avete raccolto, sono state delle scene molto brutte, e giustamente i carabinieri si sono chiesti che cosa sarebbe successo se quella scena fosse stata girata al contrario, e cioè se 5 o 6 carabinieri avessero pestato un manifestante. Sarebbe successo l'inferno in tutta Italia, mentre non è successo fondamentalmente niente. Ecco, questo lui ha ragione, cioè che ci siano due pesi e due misure. È vero che le forze dell'ordine non hanno il compito di non aggredire le persone, ma hanno anche il diritto di non essere aggrediti. Il secondo tema, qualcuno ci segnala, anche se non è strettamente legato a quello che abbiamo detto noi, la vicenda Juncker. Allora, Juncker è il presidente della Commissione europea. Juncker
è un navigato uomo politico lussemburghese e nelle sue precedenti qualifiche di ministro delle finanze e presidente del Consiglio di Lussemburgo ha favorito anche quel paradiso fiscale che è il Lussemburgo. Per cui a me ogni volta che Juncker ci dà una lezione viene un pochino di mal di stomaco. Lui ieri è riuscito a far crollare i mercati e alzare di 12 punti lo spread dicendo che lo scenario più nero è quello che aspetta l'Italia senza un governo. Dopodiché porta a porta Gentiloni ha detto non ci sarà nessun salto nel buio, l'Italia è un paese stabile, ama la stabilità, e subito dopo Juncker si è scusato e ha corretto. Vedremo adesso, la borsa riapre tra meno di esattamente mezz'ora, vedremo se i mercati avranno creduto alla sua ritrattazione. Ma questo dimostra con quanta attenzione speculativa vengo guardato il voto per l'Italia. Certo. Io personalmente non ho la più pallida idea di chi vincerà queste elezioni, se le vincerà qualcuno, ma ho la convinzione, può darsi che sia sbagliata, ma la convinzione resta, che noi avremo un governo, che noi avremo comunque un governo e che noi si andrà a votare subito. Non ho idea di che tipo di governo possa essere, ma secondo me ce lo avremo. Perché non possiamo permetterci di non averlo. Sbilanciato. No, non mi sono affatto sbilanciato, perché ripeto. Governo non... tecnico, secondo me. No, tecnico no. Sarà un governo politico. Non so formato da chi, non so, ma è molto molto difficile. Faccio due conti. Tecnicamente la prima data utile per votare sarebbe ottobre. A ottobre bisogna preparare il bilancio, la legge di bilancio. La legge di bilancio, se non la prepari, vai all'esercizio provvisorio, cioè significa che da gennaio tu ogni mese devi avere la paghetta, eccetera. È una cosa devastante. Quindi secondo me prima di un anno non si rivota. E in questo anno un governo, qualunque tipo di governo, ci sarà. E sarà un governo anche con una certa stabilità. Vabbè, però già il solo fatto che tu l'abbia detto. Prego. Già il solo fatto che tu abbia detto entro un anno, prima di un anno non si rivota, non scarti l'ipotesi di un governo di larga intesa. Io non scarto che possa... nessuna ipotesi, Federico. Ti ho detto, non ho idea di quale governo possa essere fatto, ma io non credo che si voti prima di un però anno. Hai già risposto, cioè, no, se si vota... può darsi che le cosiddette larghe intese Forza Italia PD non siano sufficienti, quindi può darsi che ci sarà qualche cosa di più largo, non lo so, però per rispondere a questi gufi di Bruxelles dico che l'Italia avrà un governo. Avrà un governo che governerà bene. Andiamo a Brescia. Pietro, buona mattinata. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Prego, grazie a lei. Cerco di essere stretto per i tempi della radio. Allora, io faccio il consulente strategico aziendale, mi interfaccio con tantissimi imprenditori e sento anche attraverso loro quanto distante è il mondo della politica dal mondo del lavoro vissuto con etica. Qui ci si sta dimenticando che la politica è l'etica della polis, e qui tutti i leader che si propongono per acquisire un voto continuano sistematicamente a dire qual è il rischio se non si vota per loro, e questo non attira i voti delle persone intelligenti che vogliono il cambiamento per il benessere e per la prosperità delle persone. A me piacerebbe sentire perché, cosa e come le persone vogliono governare e quale responsabilità si prendono se falliscono, smettendo di dare la colpa agli altri. Secondo argomento, la violenza. Andate a vedere quello che succede nei social di varie pagine, di vari esponenti politici, da destra a sinistra, perché Federico, non è vero che la violenza nasce nella sinistra, nasce da tutti, però ma nasce in quei posti lì. I fatti di cronaca recenti però sono al 90% riguardanti gli antagonisti. Ma se leggete i social dove certo. Salvini, Casapound, Forza Nuova, hanno gente che prenderebbe in mano le armi a sparare alla gente. È vero che sono animali dietro una tastiera, ma fomentano, e nessuno lì critica questi atteggiamenti, soprattutto i responsabili dei soci. Io sono stato escluso dai social di Matteo Salvini perché mi sono permesso di chiedergli di prendere una posizione contro queste violenze verbali. Mi hanno escluso. Andiamo con ordine, Pietro, che abbiamo due o tre risposte da darti. Punto primo, l'impotenza della politica. Ieri sera il Presidente del Consiglio, che è stato ospite di Porta a Porta, ho detto: vedete, oggi il Consiglio dei Ministri ha stabilito degli interventi finanziari per i prossimi anni, 36 miliardi. Ma ho chiesto: Presidente, quando sarà in grado di spendere il primo euro? E lì lui ha allargato le braccia, perché il problema è questo. In Italia il peggior nemico della politica è la burocrazia.
se noi non riusciamo a smantellare la burocrazia, ecco. Gentiloni si è spinto ieri a studiare, a promettere di studiare una revisione dell'abuso d'ufficio, che detta così dice: ma come, allora si potrà abusare del proprio ufficio? No, no. È che è così facile prendersi un avviso di garanzia per abuso d'ufficio che un amministratore, prima di mettere una firma, un funzionario, prima di mettere una firma, ci pensa 100 volte. 100 volte oggi, 100 volte domani, non firma. Ma tu nessuno. Sei d'accordo che una delle leggi più importanti da fare sia da una depenalizzazione di numerosi reati ridicoli che intasano la giustizia italiana, per esempio? Sì, bisogna farlo con cautela, ma non c'è dubbio che bisogna snellire il processo burocratico, se no i 36 miliardi approvati ieri dal Consiglio dei Ministri o quelli sono stati approvati, non si spenderanno per anni. Se tu pensi che l'Italia ancora non spende, soprattutto il Sud purtroppo, non riesce a spendere tutti i soldi messi a disposizione dall'Europa, noi perdiamo dei finanziamenti che stanno là, praticamente come se tu avessi dei soldi sul tavolo e non avessi il braccio sufficientemente lungo per andarteli a prendere. Questo è un problema gigantesco e in questo siamo arretrati rispetto agli altri paesi. Il nostro ascoltatore ha ragione quando dice che i social sono spesso un dei fomentatori di violenza. Sì, questo è vero. Questo io sono perfettamente d'accordo. È innegabile, però non voglio essere proprio... Enrico, già l'hai detto 12 volte. No, bene, sì. Sto dicendo un'altra cosa, scusami. Sì, sto dicendo che è un fenomeno che purtroppo non puoi arginare. Insomma, perché però, no, può incanalare poi, se no, c'è però, buon senso da parte di... Il fenomeno della violenza sui social è una cosa che dipende solo da chi li controlla, cioè nel senso che alla fine veramente è impossibile andare a bannare ogni soggetto che scrive. Serve molto autocontrollo, insomma. A Perugia c'è Stefano, buona mattinata. Ciao, buongiorno. Buongiorno. E allora, intanto voglio fare i complimenti al dottor Vespa, perché l'ammiro, che è un patrimonio per il giornalismo italiano. Lo esageriamo, grazie. La testa è un artista incredibile, invidiabile. Quello è vero. Allora, andiamo alla domanda. Allora, le domande sono: per quello che riguarda la violenza, condivido quello che ha detto il radioascoltatore prima, che è molta, molta violenza, che non è proprio fisica, è psicologica nei social, e quindi questo fomenta la cattiveria, l'odio tra le persone, e questa è veramente una cosa da individuare e da combattere. La seconda cosa, secondo me, sono le promesse che fanno i politici, tutti i politici, sono tutte belle cose messe sul piatto per acquisire voti, ma il problema principale è la legge elettorale. Non c'è partito, formazione, gruppo che possa migliorare le cose se non c'è una stabilità politica data da una legge elettorale efficiente. Questo è quello che è, nonostante tutto, racconta tutte belle cose, l'onestà, il fare, l'aiutare, ma è impossibile se non governi. Allora, questo è quello che volevo dire. Allora. Guardi, è vero che questa legge elettorale non favorisce una maggioranza, ma devo dirle una cosa, che la chiave, invece, visto che in Italia non c'è un solo partito che possa andare al governo, ma questo è un sogno. 10 anni fa Veltroni sognava, e lo capisco, un partito democratico a vocazione maggioritaria significa governa sul Partito Democratico e se ne assume responsabilità. Berlusconi lo ha sempre sognato, dice: ah, perché non mi è stato dato il 51% dei voti? Il problema sono le coalizioni, e sia Prodi che Berlusconi hanno pagato il pesi della loro coalizione. Prodi l'ha pagata di più perché è stato costretto a dimettersi 2 volte. Berlusconi l'ha pagata con la impotenza di fare certi elementi, di portare avanti certi elementi caratterizzanti del proprio programma, perché gli alleati non erano d'accordo. Eppure è così facile fare una legge elettorale fatta bene, io non riesco a capire perché non si riesca a fare. Quella dei sindaci è perfetta, applicata in larga scala, secondo me. Non capisco. Sì, questo sicuramente sì, ma evidentemente bisogna trovare anche le maggioranze parlamentari per farla. Comunque questa legge evidentemente non funziona perché dà un peso eccessivo alle coalizioni, e in assenza di coalizioni, per esempio, in questo momento
e più avanti, più avanti, insomma, fino al momento in cui era possibile pubblicare i sondaggi, era più avanti la coalizione di centrodestra, ma questo non risolve evidentemente il problema, vista la difficoltà di raggiungere la maggioranza assoluta in una situazione tripolare, cioè in cui ci sono tre poli invece dei due tradizionali. Senti, c'è un messaggio, abbiamo un minutino buono per commentarlo, che lì per lì è una buttata, però racchiude, ha un grande significato. Fino a che questo Stato userà le Marche da bollo, c'è poco da sperare nello snellimento della burocrazia. è un modo di finanziamento dello Stato. No, però il messaggio secondo me sta a significare qualcos'altro. Sì, cioè, Marche da bollo, allora io lo intendo in senso figurato. Cioè basta carta, basta. L'eccesso di adempimenti. È una cosa pazzesca, guarda. Ma è una... Io quello che non riesco a capire, perché sul serio su questa cosa io ci riesco a... ci rifletto molto. Ma non è soltanto una questione di arretratezza il fatto di usare ancora la carta rispetto all'online nel nostro paese, è anche una questione di scoraggiamento. Perché se io voglio aprire un'impresa, se io ho un progetto, ho un'idea e mi devo scontrare con una burocrazia che non ha precedenti nella storia degli altri paesi europei, e io mollo. Cioè, nel senso, dopo un po' uno si scoraggia e dice: oh, ma io, cioè, l'idea che ho non la porto più avanti perché mi devo scontrare con 1800 cose. Dica. No, possiamo parlare ancora. Ancora possiamo parlare? Sì, abbiamo 20 secondi. Quello che dicevo prima è la burocrazia, quello che ti frena, l'eccesso di adempimenti. Io sogno un governo che riesca a disboscare tutto quello che ti impone, tutto quello che di carte, di permessi, di incroci, di incartamenti, di firme, frena lo svilupparsi delle iniziative. Allora, sono gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione prima del voto. Questo ricordiamolo, ed è del voto che parliamo, perché vorremmo sapere quali sono i vostri auspici per queste elezioni, cosa vi augurate che cambi in questo paese dopo il 4 marzo e anche un vostro parere su questi focolai di violenza che stanno precedendo. Certo che se ci riflettiamo, noi siamo in campagna elettorale da quasi 2 anni. Perché di fatto, se tu... la campagna elettorale è cominciata con la campagna elettorale per il referendum. Sì. Sì, in cui PD si è suicidato. Perché già sì. Si capiva che quella campagna elettorale avrebbe poi condizionato il futuro. Chiuso il referendum, dimessosi Renzi alla presidenza del Consiglio, è cominciata veramente la campagna elettorale, che quindi dura da 14 mesi. Ma quindi, insomma, è un bel po', adesso finalmente arriva il 4 marzo, vedremo come andrà a finire. Io avrei una domanda da fare se potessi intervistare Renzi. E gli chiederei: ma lei riferirebbe quella scelta di dire se perdo me ne vado, se perdo il referendum me ne vado? È stata veramente una scelta suicida lì. Ma Federico, però lui si era molto impegnato, cioè è stata una domanda impropria, perché lui non avrebbe dovuto personalizzare il referendum. Poi gli avrei chiesto, allora, non dire se perdo me ne vado. Lui avrebbe dovuto dire come si avrebbe potuto dire: è un referendum, dicendo, è un referendum, esatto. Il governo lo ha promosso, eccetera, però dopodiché decidete liberamente, fate o non fate, il governo si chiama fuori. Ma lui lo ha personalizzato dicendo: è una cosa molto importante. Lui era convinto di vincere, invece ha detto: se perdo me ne vado. Essere più prudente, questo non c'è dubbio, però lui ci aveva messo molto molto la faccia, perché è un referendum molto forte, e quindi vabbè, sì, poi sì, però tu sì, tu lo sai che la storia non si lo so, però sei, tu puoi anche metterci la faccia sul referendum, però puoi anche dire: resta sempre un referendum, la stabilità politica non è in discussione. Questo è un punto centrale. Andiamo da Cerra, c'è Giovanni, buona mattinata. Buongiorno, dottor Vespa. Ecco. No, niente, la chiamavo perché prima sentivo parlare di burocrazia e tutte queste cose qua. Però le volevo dire, io sono un imprenditore di Acerra che nel 2011 ho iniziato una lotta con l'amministrazione perché volevo spendere i miei soldi sul mio terreno per creare un'azienda. Io tratto automobili e da 60 anni diciamo di famiglia. E che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto 50.000 euro spesi tra ingegneri, avvocati e tutto, e il mio primo nemico è stata l'amministrazione comunale. Il TAR mi ha dato ragione 2 volte, siamo andati al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato sempre insomma un po' più per le amministrazioni che per i cittadini, è saltato tutto. E io che cosa ho fatto? Sono dovuto andare a lavorare altrove, pur avendo la possibilità di poterlo fare.
non c'è stato io nulla. Immagino però che lei non abbia rispettato, se il Consiglio di Stato le ha dato torto, immagino che lei non abbia rispettato le regole urbanistiche. No, il Consiglio di Stato mi ha dato torto perché dopo due sentenze del TAR che mi avevano dato ragione, diceva che il TAR è stato, non doveva dare una sentenza come l'ha data, perché è andata fuori tema in sostanza. E dovevo ricominciare tutto da capo, eccetera, eccetera, ma non è stato possibile. Però voglio dire, pure se io non avevo la possibilità di costruire su quel terreno, datemi la possibilità di fare azienda altrove. Io sono ancora, sto ancora aspettando. E questo torna al discorso tuo. Io non so come stanno le cose in questo caso, Federico, quindi non posso dare un giudizio. No, va bene, dubbio. Io non dicevo di entrare nel merito, dicevo, voglio dire, ma statemi accanto, mettetemi in condizioni, insomma, di fare impresa altrove, non so, spostati in altro posto, puoi farlo qua. Ma lei ha proposto delle altre localizzazioni? No, non ho proposto altre localizzazioni. Ma allora le pare normale che sia un'amministrazione comunale a dirle fai la tua azienda in un altro posto? E lei che dice, vabbè, qua non la posso farla là? Ma sul territorio, sul nostro territorio, insomma, è tutto fermo, non saprei dove farlo. Un'amministrazione comunale non può suggerire una localizzazione, a meno che non si tratti di un consorzio. Tanto grazie, Giovanni. Grossa, no, però quello che... Io la prendo per le difficoltà burocratiche, in senso lato erano quelle alle quali accennavo prima. Nel caso specifico non so che cosa sia successo, so che questo signore ha fatto ricorso, ha vinto al TAR verso il Consiglio di Stato. Però possiamo prendere la telefonata di Giovanni come un messaggio del tipo, due punti, perché è così difficile fare impresa al sud, che è un altro di questi problemi insormontabili. Anche nel sud ci stanno imprese meravigliose, e, insomma, non è sempre colpa degli altri. No, però riconoscerei che è complicato. Non è sempre, sì, è complicato, perché ci sono le persone che nel sud sono riuscite a fare delle imprese fantastiche a livello mondiale. Veramente. Dopodiché, però, certo, le amministrazioni del sud funzionano peggio di quelle del nord. Questo è evidente, no? Se non si riesce a spendere i soldi, se ci sono dei soldi che vengono messi dall'Europa e alcune amministrazioni, per la vita anche nel nord succede, ma soprattutto purtroppo nel sud non riescono a spenderli, evidentemente sono le amministrazioni meno capaci. Sì, però, sì, sto scoprendo l'acqua calda, purtroppo. Sì, no, ho capito. Però il fatto che ci siano milioni di euro di fondi disponibili e uno non sappia come prenderli, come piazzarli, è un fenomeno pacchiano. Io te l'ho detto, io che, come sai, insomma, la nostra famiglia si è stata, per fortuna o per sciagura, coinvolta in un'impresa vinicola, sì. E io vedo che io sto su piazza da 50 anni, ne ho viste tante, ma non avrei mai immaginato la quantità di adempimenti burocratici che bisogna fare ogni giorno. Quindi ci sei andato incontro in prima persona. Ci sono andato incontro in prima persona e quindi capisco veramente che bisogna avere consulenti per questo, consulenti per quello, consulenti sopra. E che nonostante i consulenti c'è sempre una corsa contro il tempo, perché ti danno prima, non stanno zitti per mesi, poi ti dicono che devi provvedere entro domani. Però adesso, a me piacciono le sfide e quindi la faccio. Però devo dire, capisco veramente quanto sia quanto sia complicato. Però prima di andare da Firenze da Marco, adesso se io ti dico, tu c'hai un'azienda, hai un fondo, no? Hai un serie di hai migliaia, milioni di euro che devi spendere, vuoi aprire un'azienda. Dove la apri in Italia? Io ti dico la verità, io se avessi l'intenzione di aprire un'azienda, orientativamente sceglierei il nord Italia. Cioè, non il sud Italia. Ma dipende, Federico, dipende. Per snellezza della burocrazia. Io volevo fare il vino in Puglia, ho fatto il vino in Puglia. Certo. Non ho capito, non ero interessato, con tutto rispetto, a fare il vino nell'area del Prosecco. No. Mi piace fare un certo tipo di vino, mi piace farlo lì. Capito, la Puglia era la parte del primitivo, grazie, è ovvio. Io sto parlando di un'impresa generale. Un'impresa generale dipende, perché ci sono le condizioni, anche territoriali, disponibili. No. Tra l'altro poi il sud, alcune regioni del sud sono anche molto aiutate dall'Europa. L'importante è che siano capaci di prendersi soldi. Questo è il punto. La differenza tra sud e nord è quella. Vabbè, comunque, a Firenze da Marco, buona mattinata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in breve, noi abbiamo necessità di un governo e quindi la strada maestra e migliore sarebbe l'elezione diretta del governo, fatta alla francese, all'americana, secondo i sindaci. Ora, ritrovandoci a votare un elefantiaco Parlamento che poi deve nominare un governo, è chiaro che qui ci sono problemi.
presentandosi 7-8 partiti, è ovvio e normale che ci sia una maggioranza fatta da una coalizione per arrivare al 51%, per cui io non ci vedo niente di strano e di male, e sono molto fiducioso che l'Italia avrà un governo, perché questa è la storia degli ultimi 70 anni e sempre abbiamo avuto dei governi di maggioranza, anche l'attuale, quello precedente, Prodi, Berlusconi, per non andare a Andreotti e via di seguito, per cui non vedo nessun rischio e dobbiamo essere fiduciosi, poi dipenderà da noi fare le riforme per arrivare a questa migliore assetto istituzionale. Ne abbiamo bocciata una recentemente che poteva essere fatta meglio, ma comunque andava in una direzione di semplificazione, e ora ne subiamo le conseguenze. Zitti, avanti a votare, tranquilli e fiduciosi. Allora, io non sono sicuro che sia facile fare una nuova legge elettorale, tra l'altro. Ma non è perché... impossibile. No, non è impossibile, no. Ma non è facile. Non è assolutamente non è facile. Io sono d'accordo con lei, ci vuole un governo che chi governi. Io ho già detto che non so come, ma sono fiducioso, istintivamente fiducioso, sul fatto che il Presidente della Repubblica, prima di sciogliere le Camere un'altra volta, ci penserà. Tieni conto che la larghissima, in tanti partiti sono 20, sono una ventina i partiti che si presentano alle elezioni, sono tanti. Io per par condicio li ho invitati tutti, certo. Negli ultimi giorni ho invitato i 10 partiti, quelli che prenderanno lo 0, che vanno appunto da posizioni estrema destra, posizioni estrema sinistra, a posizioni più qualunquiste, eccetera. No, insomma, è difficile, qualcuno prenderà il 1%, qualcuno prenderà il 2%, insomma non lo so, però voglio dirti, gli rappresentanti sono sulla scheda, saranno 20 ti rendi 20 conto partiti, che insomma. Noi potevamo non avere più di fatto il Senato. Sì, Federico, per come era fatto a me non piaceva. Ok, allora anche te. Personalmente, allora facciamo così. Federico, io adesso non abbiamo né il tempo né il modo quale sarebbe stata la mia riforma del Senato. Insomma, voglio dire, io avrei ridotto di 100 i deputati. Di 100? Sì, io avrei fatto fino a 500. 500 deputati, 100-150 senatori. Quindi un bel taglio. Sarei d'accordo con ogni volta. Noi vogliamo la semplificazione, poi nel momento in cui arriva la semplificazione. Ma no, Federico, una seconda Camera secondo me è utile con certe caratteristiche. Adesso non è questo il momento per parlarne, perché il referendum è passato 14 mesi fa ed è inutile riparlarne. Allora, abbiamo 35 secondi per sull'intro del disco, per cosa vogliamo augurare? Niente, auguriamo che intanto gli italiani vadano a votare, perché delegare agli altri è sempre un errore. Se non voti, l'Italia è casa mia e voglio dire io, con la mia croce su una scheda, come la penso. Punto prima. E poi ci rivedremo, se Dio vuole, dopo le elezioni e vedremo come sarà andata. Sono molto curioso. Bene, grazie. Noi ci sentiamo tra un paio di venerdì. Avremo tanti ospiti politici, tanta carne al fuoco, un periodo molto delicato. Un abbraccio a tutti. WhatsApp.